In diretta da Salisano in provincia di Rieti, oggi è il 23 novembre e ci avviamo a ultimare la settimana europea per la riduzione dei rifiuti alla quale la WISP ha partecipato con vari impianti in tutta Italia. Questo è uno degli impianti che hanno partecipato con varie azioni che adesso ci spiegherà Sergio Barbadoro del settore ambiente WISP, presidente della società sportiva Sherwood dell'WISP Rieti che gestisce questo impianto verde. Sergio. Sì, allora noi abbiamo dedicato questa settimana alla riduzione dei rifiuti cercando di sollecitare un po' tutti i nostri partecipanti alle attività su tre temi fondamentali: l'impiantistica sportiva, il corpo come elemento fondamentale per ridurre la produzione di rifiuti e l'uso di alcune macchine che possono essere utilizzate per produrre corrente elettrica. Dunque, per quanto riguarda l'impianto, questo è un impianto ecosostenibile. Perché dal punto di vista energetico il riscaldamento dell'acqua viene effettuato attraverso la cogenerazione, quindi una struttura tecnologica che consente di produrre corrente elettrica contestualmente alla produzione di acqua calda. Ecco, per farlo capire in maniera semplice, come combustibile viene utilizzato l'olio che viene prodotto attraverso i semi di girasole. Sì, prevalentemente olio vegetale, girasoli o altri semi che hanno un buon potere calorifico, perché per noi l'interesse è ovviamente la parte termica, mentre la parte elettrica viene immessa in rete con quelle che sono ovviamente le conseguenze dal punto di vista economico, cioè le facilitazioni sul piano economico. E per quanto riguarda le attività che avete visto, il Nordic Walking e altre attività, è perché noi abbiamo puntato sul valore del corpo come primo elemento da valorizzare per ridurre la produzione dei rifiuti. Il corpo è uno strumento che può utilizzare dei mezzi semplicissimi, può non utilizzare le strutture sportive, cioè gli impianti, quindi può ridurre anche l'impatto sul territorio, consente, se giustamente valorizzato, anche la riduzione per quanto riguarda i trasferimenti, che sono l'elemento più grande per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Ecco, il corpo, Sergio Barbadoro, è uno slogan storico dell'WISP, dice il primo ambiente è il tuo corpo. E qui accanto a noi c'è Marco, che ha frequentato il corso WISP Giovani Protagonisti ed è diventato, non dico istruttore, ma insomma conoscitore, divulgatore del Nord Walking. E di che cosa si tratta, Marco? Allora, praticamente il Nordic Walking è un'attività che è dedicata a giovani e non. Si pensa che possa essere fatta da chiunque, perché basta utilizzare questi due semplici strumenti che praticamente nella loro semplice composizione permette di sfruttare attraverso una semplice camminata, ma impostata in maniera corretta, permette praticamente di sfruttare un numero maggiore di muscoli corporei e quindi può avere una funzione anche terapeutica. Ce lo fai vedere un movimento corretto di Nord Walking? Praticamente portando il piede sinistro in avanti, io a schiena dritta e mento ripiegato all'indietro, farò pressione attraverso il palmo destro, che trasmetterà la mia forza in quel chiodo, nel chiodo che è aderente al terreno. Nel momento in cui io farò pressione si innesterà praticamente la semplice camminata, che è una camminata che è accompagnata da una distensione completa del mio braccio, sia in avanti che all'indietro. E praticamente nel momento in cui io distendo completamente il mio braccio, metto in lavorazione un numero maggiore di muscoli corporei attraverso questa pressione sul palmo. Grazie tante Marco. Prego. Allora, con Sergio Barbadoro adesso proseguiremo con questo nostro servizio realizzato dalla redazione nazionale WISP. Ne approfitto per ringraziare alla regia e per le riprese Francesca Spanò. Proseguiremo brevemente la nostra visita a questo impianto verde e cercheremo di capire perché merita questa definizione. È uno degli impianti più verdi, più ecologici di tutto il centro-sud Italia, Sergio. Sì, perché la scelta della sostenibilità nasce intanto dalla
approvvigionamento energetico. Gli impianti, in particolare le piscine, sono energivore, cioè quindi grandissimo consumo di energia, quindi passare al fotovoltaico e alla cogenerazione vuol dire dare un segnale tangibile di possibilità di gestione di impianti come questi, che altrimenti sarebbero destinati ad essere abbandonati, perché i costi di gestione sono elevatissimi e quindi scelta ambientale e anche scelta, diciamo, di pratica gestione per rendere possibile la fruibilità al territorio di un impianto che altrimenti non avrebbe possibilità di essere aperto. Proseguiamo il nostro viaggio. Siamo nella sala di spinning dell'impianto di Salisano in provincia di Rieti. Proseguiamo questo viaggio verde, lo sport amico dell'ambiente. Due concetti che avete cercato di trasmettere oggi, Sergio Barbadoro, quello della raccolta differenziata e quello della possibilità di produrre energia pulita. Sì, due elementi importanti: la raccolta differenziata, che è quella che forse si conosce di più e che va semplicemente guidata. L'altra parte invece riguarda l'attrazione importante, che si riallaccia al corpo, il corpo anche come produttore di energia. Questa è una sala spinning dove viene svolta attività tre volte a settimana. E che cosa abbiamo pensato per dare un segnale sulla validità, diciamo, della proposta del corpo umano come motore? Che sia possibile produrre corrente elettrica con il movimento di un'attività fisica che viene fatta appunto per il benessere personale. Queste sono due biciclette da mountain bike ai quali sono stati applicati dei semplici alternatori, cioè come le dinamo delle biciclette in sostanza. Che cosa fanno? Con il movimento della ruota fanno muovere un rotore che si trova all'interno di un campo magnetico, e questo genera corrente elettrica. La corrente elettrica continua, parliamo di 10 watt, 10-15 watt in movimento continuo, viene immessa direttamente in rete, essendo corrente continua, prima dell'inverter del fotovoltaico, che la trasforma in corrente da immettere in rete. E per completare le azioni, so che vengono premiati gli spostamenti, la mobilità per raggiungere l'impianto di tipo collettivo, Barbadoro. Sì, diciamo che sollecitiamo anche la partecipazione di gruppi di persone, aggregati di famiglie, ai quali pratichiamo uno sconto per frequentare la piscina in gruppo, cioè chi viene in gruppo con la stessa macchina, quindi abbatte la produzione di anidride carbonica per il trasporto, viene, come dire, in qualche modo incentivato con una riduzione del costo della quota mensile. Grazie Sergio Barbadoro.